Amici assonnati, buongiorno a tutti, buona domenica e facciamo una rasatura insieme anche questo weekend. Intanto questa volta mi bagno subito il viso e metto il prebarba, così non perdo tempo. Prorado, che poi ne ho di diversi tipi. Tra un po', con la stagione fresca, metterò l'olio di argan. Sta arrivando il fresco, eh? Finalmente. Oggi la barba non è tanto lunga. Che venerdì, l'ho tagliata a fondo. E allora. È cresciuta. Come sempre, ma dopo un taglio profondo. E adesso possiamo iniziare a parlare, dei prodotti di questo video. Devo carburare un po', scusate. Mi ci vuole un po', È dura, è dura. Oh, signor, signor. Allora, pennello Silvertip è Shave Mac 173, che poi ho fatto personalizzare con la sigla MDL, eccezionale Silvertip, molto versatile, morbido, stupendo. Floris Elite, finalmente, perché pensavo addirittura di averlo utilizzato, invece no. E allora. E allora, intanto lo bagniamo un po', che altrimenti, Floris. Aspetta che scorre l'acqua. Floris, sì, ricordo bene. Non vuole diventare calda l'acqua. Come mai? Avrà caldo, eh? L'acqua calda a caldo. Ecco qua. Mettiamo un po' d'acqua. Lasciamo vegetare un po' il sapone. Intanto strizzo bene il Silver Tip perché voglio poi utilizzare l'acqua del sapone, che sarà ricca di elementi. Questo Floris, sì, lo ricordo, quello che ha l'inci che sembra il bugiardino di un farmaco, eh? Mancano gli effetti collaterali. Sì. 5 righe di ingredienti, guardate, 5 righe. Ed è scritto anche in piccolo, figuratevi quello. Allora, sì, c'era l'olio di palma praticamente. Su cui io non ho nulla da dire, eh. Ottimo. Adesso vediamo la chimica come funziona sul nostro, adesso sul mio viso. Icon Tech,
Icon Tech, fabbricato da quei simpaticoni di Icon, gente corretta. E la Gillette 7 O'Clock Super Stainless. Tanto questo è praticamente un finto closed comb. Vediamo un po' di armare il rasoio. Ma sto perdendo un sacco di tempo stamattina. Insomma, la domenica mattina è dura, eh. E gli altri giorni è anche peggio. Manico Bulldog. L'esposizione della lama notevole. Sì, è proprio. Se ne frega della barra di sicurezza proprio. Se ne va per i fatti suoi, guardate. Non so se si riesce a vedere, forse no, ma non importa. Cioè, la lama è indipendente, si fa gli affari suoi. Il pettine va da una parte, il coprilametta se ne va da un'altra, la lametta da un'altra ancora. Pezzi indipendenti, cari amici, pezzi indipendenti. Allora, io direi che Floris può essere montato, eh? E allora montiamolo su Floris, no? Mettiamo questo Floris che fa sempre parlare di sé come uno fra i migliori prodotti, eh? Saponi per rasatura. E vi faccio vedere come faccio a montare. Naturalmente sto montando in ciotola. Poi non dite che non uso la ciotola, eh? La sto usando. Vedete che bel montaggio in ciotola. Oh yes! Allora, diciamo che mi bagno leggermente il viso, che sta diventando, il prebarba è diventato oramai una pellicola trasparente, Domopack. Vediamo un po'. Ah, che buon profumo però, eh. Oh, sarà anche chimico, però è buono di brutto, Massima protezione per questo Floris. Sono già passati quasi 10 minuti, dall'inizio del video.
Ma a me piace perdere tempo, soprattutto la domenica. Dear friends, vediamo questo Icon Tech. Che lama, come si sente? Si sente tanto, cari. Con questo tech tagliarsi è una sciocchezza. Ma si sente moltissimo la lametta, proprio. Infatti, guardate, eh? Eh sì, è proprio bastardissimo questo tech. Un pelo di silver tip. Sì, questa Gillette Seven O'Clock verde è cruda, rude. Questa cruda Gillette abbinata con questo Icon Tech, perdono ogni gentilezza di rasatura. Il sapone è un po' spento. Diamogli una ravvivata. Ecco qua. Possiamo fare questo doppio passaggio, doppio, secondo passaggio, questa volta in obliquo. Si sente la lama che è una meraviglia, eh? Tutta si sente.
Inizia ad avere il viso una parvenza di liscio, dopo due passate, vedete? C'è stato qualche problema qua, su un red point già assorbito, perché questo Icon Tech comunque è molto, non è affatto gentile, con la pelle. Settaggio piuttosto crudo oggi. Floris è abbastanza protettivo, eh. Pensavo mantenesse di più il montaggio, non è neanche male, eh. Non so cosa sto mettendo in viso, ma non è male. E arriviamo al contropelo con questo Icon Tech e la Gillette 7 O'Clock Super Stainless. Proprio un rasoio di quelli simpatici. Un silenzio da tagliarsi le vene, eh? Ma è un silenzio di osservazione. Per verificare un po' il prodotto, questa 7 O'Clock Super Stainless, che
Io mi fermerei anche qui, eh. Direi di sì. Questo Icon Tech non è male, questo non è davvero male questo Icon Tech, così potente e come dire, offre una rasatura profonda, assolutamente non delicata, perché bisogna fare particolarmente attenzione alle pressioni, perché poi gli eventuali punti rossi, qua ce n'è uno per esempio. Qua un altro, sì, questi punti rossi sono molto molto facili da vedere, anche più di R41, perché R41 è più quasi modulabile, no? A seconda della pressione leggera. A seconda dell'apertura dell'angolo si può gestire. Questo invece, con la sua pesantezza del manico bulldog e la sua immediata esposizione della lametta, anche più che immediata, direi indipendente, quindi si gestisce poco perché si ha a che fare con una lama diretta, non lama diretta, fuori guardia praticamente. Quindi è normale avere anche una certa instabilità, sul viso. Che dire, si è comportato bene, non ho grossi, non ci sono aspetti negativi nel sapone. Monta a sufficienza per essere un sapone duro, profumazione molto gradevole, protezione anche piuttosto spinta, nonostante Icon Tech sia un articolo cioè dove la protezione è difficile anche da trovare con un sapone, ma questo Floris Elite ci riesce e vabbè, spesso magari ho scherzato un po' anche sul prodotto dicendo che è chimico, ma non è un prodotto malvagio, magari mi aspettavo un inci un po' meno corposo, quello sì. È un buon sapone, però vabbè, ha il suo costo e si può trovare anche meno nei saponi e soprattutto con un inci più corto, perché poi vuol dire anche quello. Quindi chiudiamo e riponiamo. Lucky Tiger è il tonico non alcolico che utilizzo ma non alcolico non perché non mi debba bruciare in viso, così tanto per
questa profumazione così di mandarino, sì, di agrume, ma spiccatamente mandarinato, eh? Tangerine. E poi che cosa dire? Dire della questa, poi è intonata con la mia maglietta, questa Gillette 7 O'Clock Super Stainless, adatta all'open comb, e quindi in questo caso con Icontec si è rivelata sotto il suo più crudo aspetto, no? La stainless, quella che la più rude delle lame, e sul viso si è comportata bene, perché comunque il viso lo ha rasato molto bene e ha notevoli doti di profondità, però è piuttosto cattiva, eh. Sulla pelle la si sente tutta. Proprio perché non ha proprietà di sicurezza, di scorrevolezza, scusate, però il suo lavoro lo fa. Devo dire che nella categoria 7 O'Clock è quella che tecnicamente è più spoglia di tutte e che quindi ha delle doti anche di rasatura equivalenti alla sua veste, quindi rade. Ma non è gentile con la pelle, ma noi non cerchiamo a tutti i costi la gentilezza, noi ce ne freghiamo. È vero, cari amici? E adesso mi metto una Nivea, eh? Nivea Men. Ma una rasatura che, nonostante la crudezza di Icon, mi ha dato divertimento, piacere, eh? Non è male. Non male questa rasatura con prodotti che, come dicevo nel video di ieri, sì, un setup piuttosto costoso, si può fare anche con molto meno e ottenere anche risultati a volte superiori, perché comunque a volte superiori. Per esempio, come questo Shave MAC 173 Silver Tip, che ha dato il meglio di sé, e vabbè, costa un sacco, ma si può fare veramente la barba con pochissimo, senza spendere, buttare via magari soldi per un estremismo inutile fissato nella nostra testa. Però vabbè, io oramai questi prodotti ce li ho e quindi li devo utilizzare, ma chi non li ha può anche fare a meno, magari avere dei setup più economici e funzionali comunque, eh? Allora, cari amici, io vi auguro una buona domenica e non mangiate troppo perché poi domani è lunedì e è dura, eh. Lunedì è dura. Tra l'altro i mezzi pubblici lunedì vedo che sono più spogli, c'è meno gente. Quindi cosa vuol dire? Che c'è gente che marca visita, eh? Non è che fate gli assenteisti, lavorate, eh? Ciao, cari amici, un abbraccio da Mauro. E un saluto dal canale della rasatura del neofita. A presto e buona giornata.